Inizio dalla ministra degli interni Luciana Lamorgese. Buonasera ministra, ho questa luce che mi abbaglia, legale rappresentante del Fondo Edifici di Culto, alla quale rivolgo l'invito proprio a raggiungermi qui sul palco per un saluto iniziale e augurale. Buonasera ministra, benvenuta. Prenderò questo microfono, anzi ci avviciniamo al microfono. Ecco, tutto per lei. Buonasera a tutti, davvero benvenuti. È oggi una serata particolare perché riprendiamo un poco quella che è una consuetudine nostra come Ministero dell'Interno di utilizzare queste bellissime chiese del FEC. Noi l'ultima volta l'abbiamo fatta nel 2019. Il fatto di essere nuovamente qui è un momento di speranza perché vuol dire che possiamo un po' riprendere le nostre quotidianità, il fatto di poter festeggiare insieme, e siamo tanti qui. Ringrazio tutti i gentili ospiti, ringrazio la banda della Polizia di Stato e il coro di Santa Cecilia. In questa chiesa barocca del FEC devo dire che sono anche un po' emozionata perché questo è un momento fine anno, fine 2021, e come sempre alla fine dell'anno ognuno di noi tira un po' le somme di quella che è stato l'anno appena trascorso, e noi ne abbiamo da ricordare di cose. Abbiamo trascorso un 2020, 2021, con grandi limitazioni. Abbiamo avuto davvero anche ognuno di noi un impegno notevolissimo. Un ringraziamento va alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, per tutto l'impegno, per tutta l'attività che non hanno mai mancato di svolgere in un momento difficile, soprattutto ora. Oggi siamo alle prese con i controlli che vanno svolti con severità, con rigore. Perché? Perché oggi c'è da proteggere la salute di tutti noi. E allora, quando poi diciamo il giusto equilibrio tra coloro che vogliono manifestare e coloro che invece vogliono vivere la loro vita in serenità, e allora il giusto equilibrio fa sì che certamente la salute pubblica va al primo posto, e quindi il nostro impegno, l'impegno di tutti, è di andare avanti, e chissà se riusciamo a lasciarci alle spalle un periodo che è difficile, che ognuno di noi ha vissuto. E un ringraziamento a tutto il personale anche del Ministero dell'Interno e a tutti voi che siete qui, gentili ospiti. Un augurio affettuoso di Buon Natale, di un anno che spero sia certamente migliore del passato. E la nostra grande famiglia, la famiglia dell'Interno, che è composta da varie componenti, ma che poi quando ci troviamo in momenti di difficoltà è una famiglia, ecco, come tutte le grandi famiglie, che fanno squadra, si uniscono e cercano di lavorare tutti per uno stesso scopo. È stato un anno complicato perché superare momenti anche a livello, diciamo, politico è difficile. È stato un anno in cui tutte le componenti della società, della politica, dovrebbero essere vicini e dovrebbero certamente avere un unico obiettivo: lavorare per il nostro paese. Lavorare perché in unità, nel senso di ognuno di noi porta il suo piccolo contributo, piccolo ma nello stesso tempo un grande contributo per il nostro paese. Allora io mi auguro che questa serata sia una serata di svago per tutti noi e soprattutto che sia di buon auspicio per l'anno nuovo. Buona serata a tutti. E grazie per essere intervenuti anche così numerosi. Vi ringrazio davvero e ringrazio coloro che allieteranno questa bellissima
serata, e così la nostra presentatrice Autieri, perché è sempre bravissima, glielo dicevo prima, bravissima e bellissima. Grazie, complimenti. Ministra. E grazie. Complimenti a tutti, grazie. Grazie, grazie, e ci ritroviamo più tardi. Grazie mille. La